Andrea Gianni, insieme a Gianni Menicatti, ha curato questo rapporto annuale sul lavoro in provincia. È ormai, diciamo, una tradizione. Questo 2024, quali sono i dati che saltano più all'occhio rispetto magari agli scorsi anni? Allora, possiamo definire il 2023, dal punto di vista del mercato di lavoro di Lecco, un anno di consolidamento. Venivamo da un 2022 che aveva visto dei dati, una sorta di effetto rimbalzo post pandemico, che aveva visto schizzare in alto quasi tutti gli indicatori del mercato del lavoro. Il 2023 mantiene un segno complessivamente positivo, di sicuro con un'entità un po' minore rispetto a quella del 2022. Però se vogliamo dare un giudizio ipersintetico di come è andato il 2023, sicuramente si mantiene una situazione assolutamente positiva per il mercato di lavoro di Lecco. Di conseguenza è un lavoro in crescita, possiamo dire, sul territorio provinciale? Allora, lavoro in crescita sì, ce lo dice Istat con i suoi indicatori usciti a marzo sulla partecipazione attiva al mondo del lavoro. I dati sull'occupazione di Istat sono positivi, ce lo dicono i dati COB sulle attività di contratto. Diciamo che come sempre il nostro sforzo è stato quello un pochettino di far emergere gli elementi un pochettino di novità o comunque quelli più critici, e quando si parla di mondo del lavoro in Lombardia, e Lecco non fa eccezione, non si può non parlare di quella che è probabilmente la più grave emergenza che in questo momento il mercato del lavoro sta affrontando, cioè la difficoltà da parte degli imprenditori trovare i candidati. C'è una difficoltà di reperimento da parte delle imprese che ormai raggiunge livelli di guardia, più di un candidato su due è difficile da trovare per le imprese, e Lecco addirittura è la prima provincia in Lombardia dal punto di vista proprio di questa percentuale di difficoltà di reperimento. Proprio in virtù di questa difficoltà abbiamo cercato di indagare su quelle che possono essere le soluzioni che chiamano in campo diversi attori, dalla scuola alle famiglie, ai ragazzi stessi, alle imprese. Quest'anno abbiamo voluto concentrarci soprattutto sul tema del gender gap. La partecipazione al mercato del lavoro delle donne a Lecco è elevata, ma è un bacino da cui si può comunque ancora più attingere. E se vogliamo che in qualche modo si riduca questo gap e aumentino anche i candidati alle posizioni da ricoprire, sicuramente il bacino delle donne è uno dei bacini da cui si può attingere. È un problema tipicamente giovanile, quello della difficoltà di reperimento di candidati? Allora, dal punto di vista dei giovani i segnali non sono così male, anzi, paradossalmente i giovani sono quelli che stanno in qualche modo beneficiando della crisi demografica, perché ci sono molte più persone che escono dal mondo del lavoro di quelle che entrano, e quindi si trovano di fronte a una situazione mai vista prima, ovvero che una volta erano gli imprenditori a dire le faremo sapere, oggi sono i ragazzi, i candidati che escono dai colloqui spesso avendo la possibilità di scelta. Ci sono dei segnali non particolarmente positivi riguardanti ad esempio la diminuzione dell'apprendistato, però in generale i giovani sono un segmento in questo momento che ha solo un difetto, cioè quello che sono pochi, proprio dal punto di vista demografico, e quindi paradossalmente per un giovane si aprono molte più opportunità di lavoro di quanto accadeva qualche anno fa.